Radio L'Odissea! Eccolo! E l'entusiasmo che entra nelle vostre case, amici e amici di tutta Italia, che ci state seguendo con musica e spettacolo in tour. Abbiamo qui l'orchestra base in carne ed ossa, dalla presenza bellissima di Gianmarco Pagutti! Più carne che ossa! No, 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 Gianmarco, abbiamo tanti ospiti perché vogliamo fare la festa. Vogliamo fargli la festa, ma non fare la festa. Nel senso buono, eh? Buono, certo. Al grande maestro Franco Pagutti, che dopo naturalmente avremo qui in trasmissione, ok? Chiamiamo il primo ospite. Vada, vada. Partiamo, signore e signori, Daniele Tarantino. Oh! Hey! E vai, di più, di più, di più, di più, di più. Ciao Daniele. Grande, buonasera a te, buonasera agli amici a casa, buonasera agli amici qui presenti all'Odissea. E allora li facciamo ballare con la tua bella canzone. E come no, e come no. Il male dell'agnello. Allora io volevo partire proprio con il sociale questa sera, perché è una canzone che tratta un problema che colpisce alcuni uomini più o meno dalla Trentina in su. Si tratta del male dell'agnello. Adesso vi spiego. Potevi aspettare però che arrivasse mio padre? No. Andiamo. Non posso, senti, non posso. Te la spieghiamo dopo. Vai. Il male dell'agnello, Daniele Tarantino, vai. E vai. Avremo bisogno delle mani. Vai. Come sei conciato, guarda che pancia hai, devi seguir la dieta, far movimento se no son guai, sembri una mongolfiera che si allarga sempre di più, dammi retta, scendi in pista e balla sempre per ore ed ore, e l'ha detto anche il dottore, di questo passo non fai più l'amore, attento a non prendere il male dell'agnello. La pancia e cala il freeway. Sì, lo so che fai fatica, sono vicino a te. Se vuoi seguir la dieta, puoi sempre fare metà con me. Mangiamo in due la pasta, Pogliattuolo ed il papà. Poi ti sentirai migliore, sarai leggero come un uccello. Quando sparirà la pancia vedrai che tutto sarà ancora più bello. Attento a non prendere il male dell'agnello. Se cresce la pancia poi cala il fringuello. Attento a non prendere il male dell'agnello. Se no tuo fratello poi non bevi più. Il male dell'agnello, Daniele Tarantino. Grazie! Signori uomini, adesso potete respirare. Sì, sai cosa facciamo? Aspetta, basta, ce lo state consumando. Mi lasci la mano. Oh, allora, a parte gli scherzi, adesso presentiamo una canzone che è stata scritta da Matteo Bensi. Eccolo qua, che gli facciamo un applauso. Matteo, complimenti. E il titolo è Profeta, che dà il titolo anche ad un CD. Esatto, va bene? Esatto. E allora, Daniele Tarantino, Profeta. Thank you.
per caso, gioco a carte col destino. Io vorrei sapere se un giorno poi la fortuna busserà queste mie porte, ci sarà una novità. Profeta tu solo sai che sarà della mia vita e che ne sarà di me. Profeta, io vorrei da te sapere tutti i sogni suoi, se una storia d'amore con lei e solo con lei per sempre vivrò, e nel tempo le sue labbra bacerò. Profeta, credo agli occhi tuoi, sicuro che tu mi dirai se un giorno la storia del mio amore dovrà finire o continuerà. Ragazzo mio, tu pretendi le certezze, ma l'amore non ne dà. Ma è solo che vorrei sognare un po', ho bisogno di una voce che dia fiato all'anima. Daniele Tarantino, grazie a tutti, grazie a voi dell'invito, un abbraccio forte ci e ci rivedremo tra pochissimo dopo, okay? Nel gran finale. Grazie Daniele. Signore e signori, arriva una cantante bionda, più bionda non si può, Marianna Lanteri. Bella, tutta di forza. Buonasera a tutti, anche da parte mia un benvenuto, grazie. Come va Marianna? Benissimo. Cantiamo? Cantiamo subito. Che cos'è? Questa canzone si intitola Che cos'è? Che cos'è? No, il titolo. Il titolo è Che cos'è, ma significa Che cos'è l'amore? Io lo chiedo sempre a tutti i maschietti che cos'è l'amore. Lo sanno, ballando. No, non mi risponde mai nessuno. Ballando ci pensano, ci vai. Pensi. Che cos'è? Sull'amore erano tutte favole per me, solamente un gioco senza alcun dolore, fino a quando ho conosciuto
non l'ho sentito, forse ti desideravo già. La tua mano che sfiorava il mio vestito, mi chiedevo che succederà. E allora che cos'è, che cos'è, cosa mai trovi in te che mi piace da morire? All'amore, all'amore. Io però non lo so se la forza ce l'ho per restare insieme a te. Se dico no mi rincorri per un po', in un attimo mi fai volare. Poi cado giù, io non ce la faccio più. Non è amore quel che mi dai tu. Su con le mani. Guardano a casa, puoi anche abbracciarmi, non ti preoccupare, non scotto, solo la febbre. Allora, Marianna Lanteri, a questo punto facciamo ballare il nostro pubblico dell'Odissea con buon compleanno. Vai, questo è il buon compleanno. Vai, su! Nostri
grazie. Mariana Lanteri, bravissima. Perché è stregato questo posto? No, paura che ti rapisca. Ah, ok. Guarda quel signore che ti voleva rapire. Ai, portava via. Dove è andato? Dove è andato? Sto scherzando. Mariana Lanteri, grazie. 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 Dopo. Grazie a tutti, a dopo. Signore e signori, presentiamo ora un altro ospite per questa bellissima puntata di Musica e Spettacolo in Tour. Sto parlando di un cantante di una grande orchestra, Renzo Biondi. Buonasera, amici. Buonasera. È un onore essere sempre in questo bel locale, ma soprattutto essere ospite della grande orchestra Barutti. Grazie di cuore. So che adesso ci canterai una canzone che è un tuo grande successo, che viene anche ripreso da tanti altri cantanti di tante orchestre. Piace. È molto semplice, che piace. Renzo, amami così. Vai, per tutti voi. Così, oh, a voi ballerini, va. Grazie, meraviglioso. C'è sempre una bugia e non ti chiederò di amarmi, mamma mia, perché mi merito sapere che per te sono importante da star male. Riparo il temporale, i giorni passano e ti amo un po' di più, tanto da chiederti se mi ami pure tu, perché mi sapere che per te sono importante da star bene, io e te una vita insieme. Amami così, con la profondità del mare. Amami così, con la fragilità di un fiore. Amami così, con lo stupore di un bambino. Amami contro il destino, amami senza paura. Da star bene, io e te una vita insieme. Pubblico ci sono anche degli amici di Jesolo. Sì. E allora Pasquale Storgio, Amorino De Zotti, Monica, Michele,
Allora chiamiamo adesso loro, li lasciamo lì fra il pubblico perché gli dedichiamo una bella canzone. Questa bella canzone che mi hanno chiesto in tanti questa sera, con tanto onore ve la faccio ascoltare, insieme all'orchestra Bagutti, ed è Tramonto sul mare. Per tutti voi ballerini del Biondi. Grazie! Di spiagge dorate, di sere d'estate, riaccendono in me baci di labbra salate, la vana illusione di un volo con te. Tutto ha un sublime splendore, un gabbiano sul mare e le rondini in cielo. Resto il buio della notte, colorerà il cielo e la terra di nero. Quando il sole tramonta sul mare ed il cielo si incendia lassù, io d'incanto rimango a guardare l'orizzonte sparire nel blu. È la fine di un giorno che muore, misteriosa la notte cadrà. Fermo qui ad aspettare e l'aurora mi sorprenderà. Grazie a voi. Parla la voce del mare, le onde spumose che tagliano il blu, mentre di rosso appassisce, nel mare finisce quel sole lassù. Si alza una brezza leggera e una pallida luna si affaccia un po' timida. Tra l'incresparsi del mare si può percepire il respiro dell'anima. Quando il sole tramonta sul mare ed il cielo si incendia lassù, io di canto rimango a guardare l'orizzonte sparire nel blu. È la fine di un giorno che muore, misteriosa la notte cadrà. Io sarò fermo qui ad aspettare e l'aurora mi sorprenderà. Fermo qui ad aspettare e l'aurora mi sorprenderà. Io sarò fermo qui ad aspettare e l'aurora mi sorprenderà. L'Odissea di entusiasmo. È la canzone. Complimenti, Tramonto sul mare. Renzo, però adesso sai cosa facciamo? Visto che è andata molto bene, chiamiamo un'altra cantante. So che volete fare un duetto, una canzone molto bella. Sono già agitato. La chiamo? Dico già. Sono già Marianna molto Lanteri, vieni, vieni Mariannina. Allora, per ringraziarti per
ringraziarvi e soprattutto gli amici a casa. Grazie perché esatto. Marianna Lanteri e Renzo Biondi. Grazie. Grazie. È un onore. È un onore anche per me. Grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia, e perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. Io come te vivo confusa, favolerosa, non chiedo più. Grazie perché mi hai fatto sentire che posso anch'io volare senza di te. Io mi fa paura solo con te. Grazie perché anche lontano un grande onore, grazie Mariana, mi hai fatto un grande regalo. L'onore è mio, grazie. È la prima volta che cantiamo insieme, veramente. Spero grazie. Che ce ne siano delle altre. Va, veramente, sono emozionato tantissimo. Grazie. Tremavo oggi. Senti, io credo che Luca Giurato direbbe così. Ma amici carissimi, io sono veramente, avendo ascoltato questa bella canzone, sono putrefatto. Grazie, complimenti. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie sempre all'orchestra Bagutti, grazie a tutti, grazie. Allora, io adesso, se mi permettete, chiediamo veramente scusa, ma chiamerei qui sul palco il nostro direttore artistico, Luciano Piscaro, eccolo qua, vieni, vieni Luciano. Sì. Un applauso. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo evento speciale. Speciale perché abbiamo la fortuna di avere questa sera, su questo palco mitico, l'orchestra italiana per eccellenza, l'orchestra Bagutti. Eccoli qua. Speciale inoltre perché abbiamo degli ospiti di grande importanza, di grande bravura, come avete potuto constatare,
E a coronare questa importanza ci sono due personaggi che sono nati tutti e due ai primi di aprile, nati sotto il segno dell'Ariete. L'Ariete è un segno volitivo e questi due personaggi di volontà ne hanno avuto moltissima. Difatti hanno raggiunto delle mete impensabili grazie proprio alla loro volontà. Vogliamo qui sul palco il maestro Franco Bagutti, che proprio oggi compie gli anni. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. E vogliamo il secondo personaggio, non per ordine di importanza, ma perché lo chiamiamo per secondo, Renzo Venerandi. Grazie. Ben trovati tutti quanti. Renzo Venerandi, che tanti anni fa è partito col primo locale alla City Breda, che adesso non c'è più. Comunque ha segnato la storia di tantissimi altri locali, tantissimi altri successi. Poi ha ceduto questo locale importante al figlio Giannino, che vogliamo qui sul palco. Non ancora. Non lo hai ceduto? Ha ceduto da gestione, la gestione. Al figlio Giannino che vogliamo sul palco. Aspetta qualche anno ancora. No, no, non vogliamo, diglielo Lorenzo. Allora eccolo qua, chiamiamo Giannino. Vieni, vieni, Giannino. Eccolo qua. Ero dietro le quinte, volevo lasciare il palco a Franco, a mio papà, a Luciano, perché penso sia doveroso in queste occasioni lasciare chiaramente il microfono a loro, perché ne hanno la precedenza. Io vengo sicuramente dopo. Allora, io volevo invece dire che in tutti i compleanni c'è la torta, perché fino adesso nessuno l'ha vista, ma è arrivato il momento della torta, Franco. Io non lo sapevo. Ma è giusto e doveroso che ci sia la torta per chiaramente coronare questa data, che come tutti i compleanni va festeggiata con il simbolo proprio per eccellenza, che è la torta. Io la vorrei far venire qui sul palco, così facciamo una foto tutti assieme per ricordare questa serata. D'accordo? Grazie. Allora, grazie, facciamo entrare la torta. Abbiamo visto Baglioni e Morandi assieme qui questa sera su questo palco. Vediamo Bagutti e Venerandi assieme. Anche perché prossimamente uscirà un CD, Capitani insieme Coraggioli. Io con Renzo Venerandi. Capitani Coraggioli. Ecco qui. Dai che facciamo la foto. Vieni Marianna, vieni Matteo e Daniele. Grazie. Renzo, visto che è stato allora, bello, riaccendiamo le luci, vai pure Franco. No, visto che è stato bello questa sera, una cosa così, lo facciamo anche il prossimo anno. Eh beh, se ci stai, noi siamo qua. Lo facciamo anche il prossimo anno e vi invitiamo già adesso il prossimo anno per il mio compleanno insieme a Renzo Venerandi e a tutti quanti voi. Grazie! Allora, però, non sono finite quale sorprese, Tra poco ne arrivano altre due. Non scappare, stai qua. Grazie a tutti di cuore. Magari io chiedo all'orchestra di prolungare un tanti auguri, se possiate. Lo prolunghiamo un po', perché io, Franco, come la portavoce della mia famiglia, ti faccio un omaggio. Lo vorrei che lo aprissi qui davanti a tutti. È un omaggio da parte di tutta la famiglia Venerandi. Vieni, vieni Gianmarco, dammi una mano, no? Così ti ricordi anche di questo posto che hai frequentato per tanti anni. Allora, questo è un libro della nostra marca trevigiana, quindi te lo porti a casa. Ci sono amici qua che sono di fuori Treviso, vero? Da dove arrivano? Parma, Reggio, Parma, Firenze, Bologna, un po' da tutte le parti dell'Emilia. Abbiamo tutta l'Emilia qua. Mantova, sono i clienti di tua sorella qui, siamo sette persone. Infatti ho fatto prima un discorso sulla famiglia Venerandi, che fa parte
appunto anche la Carmen del Mascara, mia mamma Pierina, mio papà, quindi tutti quanti ti facciamo questo omaggio e quindi ricordati di Treviso. Bene, restate, vorrei qua gli artisti che si sono esibiti in questa puntata di musica e spettacolo in tour. Allora io a questo punto vorrei salutare anche gli amici a casa, però li salutiamo e anche gli amici dell'Odissea con una canzone di un protagonista. Però aspetta a partire, prestami il cappellino per piacere, grazie, un attimo. Uè, ciao ragazzi, forza, avete salutato il maestro qua, è Franco, ma io sono più giovane. E adesso... Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso ancora qua. Lei è partita per le spiagge, sono solo qua in città. Anche voi, eh? Sento fischiare sopra i tetti. Silenzio! La canzone che se ne va. Vai Mariana! Spettacolo in tour, in diretta dai migliori dancer italiani, una carovana di canzoni ed emozioni tutta per te. Rimani con noi, non è finita. Verso la felicità.
glielo facciamo un bel applauso, Federica. Valigia e il treno sta per partire, mai potrò dimenticare quello che hai fatto per me. Sul tetto della stazione si sta posando un piccione, a lui darò le mie lettere che a te poi ne porterà. Ma fammi vedere quei tuoi occhi neri, quel tuo bel sorriso, i capelli biondi che devo lasciar. Purtroppo quel treno mi porta lontano ed al finestrino ti mando un bacino e ti ti amo. Non pianger più ma sorridi, stringimi forte e poi giura. Che non vedrai più il treno, mi saluterai con la mano. Con i binari che scorrono vedrò il tuo viso magnifico, dal finestrino poi griderò amore, io ritornerò. Ma fammi vedere quei tuoi occhi neri, quel tuo bel sorriso, i capelli biondi che devo lasciar. Purtroppo quel treno mi porta lontano ed al finestrino ti mando un bacino e ti grido ti amo. Oh, Chineri! Quel treno mi porta lontano e dal finestrino ti mando un bacino e ti grido ti amo, e dal finestrino ti mando un bacino. Delle acaci al vento, il grano il suo solco, la calma dell'ombra alla quercia che ormai non c'è più. Aveva la falce fatica e la mano stanca, e nell'altra papaveri rossi e un tempo che fu. Doppie recise son croci di un nuovo raccolto, fra i tralci dell'uve di giorni trascorsi così, quando c'era bisogno d'amore, lei s'alzava a prendere il cuore, quella mamma di mamma sgranava il suo petto per me. E mi abbracciava se io piangevo, quella mamma di mamma in merito.
gioventù e quanta fede. Per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Le cime dei monti son pallide ancora di neve, ognuno accarezza la voce che non viene su. Vai Silvio. Si muove a fatica fra il letto, una misera stufa, mi si arrossano gli occhi col fumo di chi non c'è più. Il fiume che scorre più lento del miele, dal mondo una giovane rondine emigra sei tu. Quando c'era bisogno d'amore, lei s'alzava a prendere il cuore, quella mamma di mamma sgranava il suo petto per me e mi abbracciava se io piangevo, quella mamma di mamma in me riviveva la sua gioventù. Sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Grazie. E quanta fede. Per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù, quella mamma di mamma aspetta, aspetta lassù. Che bel applauso. Musica e spettacolo in tour. Direttamente dai migliori locali da ballo, una grande rassegna di artisti e gruppi musicali.